Una benedizione speciale questa domenica arriverà anche da Sabbioneta per tutti, sarà per la città, ma anche per tutto il territorio e come spiega Don Samuele Riva, parroco della piccola Atene, sarà un modo per offrire conforto, infondere fiducia e speranza e trasmettere ottimismo. Al termine della Santa Messa, delle ore 11, che sarà come sempre trasmessa in streaming, il parroco Don Riva farà dunque questo gesto per chiedere anche dall'alto un aiuto. Come sempre, la messa sarà trasmessa dalla Chiesa dell'Assunta, sfruttando il sito della comunità pastorale, come ormai è usanza da metà marzo, ossia dall'inizio dell'emergenza. Don Riva ha scritto una lettera ai suoi concittadini in cui cerca di illustrare il momento tra paura, ansia, dolore, ma anche speranza e un messaggio di fede che in questo caso riesce pure a sposarsi con la tecnologia. Abbiamo sperimentato nuove forme, spiega Don Riva nella lettera, ossia una forma di quaresimale il venerdì e la domenica appunto la messa in streaming, durante la quale viene sempre innalzata una supplica a San Sebastiano, eletto patrono della città di Sabbioneta nel 1630, affinché la proteggesse dal contagio della peste. Un buon numero di contatti e di riscontri positivi ha indotto a migliorare sempre più la nostra proposta. Domenica scorsa, 22 marzo, essendo la domenica Laetare, il giorno della gioia, domenica della luce offerta da Cristo al cieco nato, al termine della messa è stato esposto il Santissimo Sacramento, è stata elevata una preghiera per chiedere a Dio la liberazione dal contagio, quindi il celebrante portando l'Eucaristia è andato verso l'uscita e quando il portale si è spalancato un potente fascio di luce è entrato nell'aula impedendo dall'interno di vedere cosa accadesse fuori. Sulla piazza Ducale è stata impartita la benedizione eucaristica alla città e al suo territorio, spiega Don Riva, alle frazioni, alle persone, ai sani, ai malati, a tutti gli operatori sanitari e sociali e alle varie attività. Una grande corale emozione e commozione, come la descrive Don Samuele, che per questo riproporrà la benedizione anche nella domenica che arriverà.